persone che hanno amato mio padre, Ombretta in primis. Faccio i complimenti a questi ragazzi che hanno partecipato, perché sono proprio la testimonianza del successo di una politica che mio padre ha sempre voluto testimoniare sul territorio di Frosinone. Ringrazio il Comune e l'assessore Sementilli per aver acconsentito a questa intitolazione, e ci ha fatto molto onore. Mio padre sarebbe felicissimo, perché ha sempre pensato che la cultura nasce proprio nei banchi di scuola, ha sempre pensato che attraverso la gioia dei ragazzi, la gioia della condivisione di un progetto facesse sì che il progetto stesso avesse successo. Infatti aveva in mente sempre cose che facessero divertire, ma anche di grande spessore culturale e anche di crescita e di condivisione dei problemi sociali. Quindi vi ringrazio tantissimo e complimenti ai ragazzi e auguri per il vostro futuro. Grazie.